Ciao amici, benvenuti in questo video, in questo posto fantastico dove ti vado a presentare il nuovo kit filtri, variabili, neutri e non solo della Freewell. Un kit filtri magnetici, nulla di nuovo così in apparenza, in realtà è un qualcosa di totalmente rivisto. Adesso andiamo a vederlo un po' più nello specifico. Qui davanti a me ho tutti gli elementi che compongono il kit e tutto parte da un anello di base che ha la circonferenza di color rosso, sono tutti in alluminio e vetro, che va avvitato sull'obiettivo che stai utilizzando, quindi devi prenderlo della dimensione adatta al porta filtri del tuo obiettivo. Una volta avvitato, qui ci vanno attaccati in modo magnetico i vari elementi, però permette di inserire degli elementi all'interno e poi anche all'esterno. Di base si inizia inserendo l'elemento interno. Prendiamo il filtro neutro da 1 stop che va inserito come primo elemento se vuoi utilizzare i filtri neutri variabili. Quindi va posizionato col suo indicatore qui, è impossibile sbagliare. Una volta inserito, effetto magnetico, ci sono addirittura gli scansi per toglierlo facilmente con le dita. Qui abbiamo un filtro neutro da 1 stop che puoi già utilizzarlo per contesti video o foto. Tuttavia questo serve in realtà per far funzionare i filtri neutri variabili che si creano con gli altri anelli che si vanno ad aggiungere. Ed iniziamo con il primo, ne abbiamo due a disposizione. Uno che va da 2 a 5 stop è indicato qui su un lato e poi abbiamo l'altro 6-9 stop. Prendiamo quello da 2 a 5 stop. Sui lati troviamo le indicazioni degli step e troviamo una A di Ancona. La lettera A va allineata con la lettera A che troviamo anche nell'anello di base, in modo tale che una volta allineato ed agganciato, tu puoi muovere il filtro neutro variabile e potrai vedere i vari step nei quali si trova e ha un fine corsa, quindi non c'è mai il rischio di incappare nell'effetto reticolato di cui ti ho già parlato in altri video. E cosa bella, su entrambi i lati del filtro di base hai le indicazioni che ti fanno capire in che posizione ti trovi, quindi sia se utilizzi la camera in verticale sia in orizzontale potrai sempre capire esattamente che tipo di densità stai utilizzando. Ovviamente per inserire l'altro filtro mi basta togliere in modo molto veloce quello da 2-5 stop e inserisco quello da 6-9. Stesso discorso, cerco la lettera A, vado ad allinearlo, si aggancia e anche in questo caso ho la regolazione da 6 a 9 stop su entrambi i lati. Ma adesso viene il bello di questo kit, perché è molto versatile. Infatti questi due anelli magnetici da 2-5 stop e da 6-9 stop in realtà hanno una doppia funzione. Quello da 2-5 stop da un lato ha l'indicazione 2-5 stop che serve per aiutarti a capire come va utilizzato come filtro neutro variabile. Se però io lo giro c'è scritto CPL, filtro polarizzatore, e potrò agganciarlo per avere un filtro polarizzatore, quindi sono due filtri in uno. Per utilizzare il polarizzatore devo però togliere il filtro neutro di base che c'è all'interno, quindi vado a toglierlo e ci inserisco il polarizzatore. Qui non serve allinearlo, basta agganciarlo ed ecco che io ho un filtro polarizzatore sull'obiettivo, grandioso. Ovviamente anche il filtro da 6-9 stop ha una funzione aggiuntiva, infatti girandolo troverò indicato ND32 polarizzato, quindi posso utilizzarlo come un filtro neutro, agganciandolo qui ND32 con polarizzatore. Tanta roba, però non è ancora finita, le novità continuano. Infatti la possibilità di cambiare l'elemento interno ti permette sia di utilizzare il filtro neutro di base, ma ti permette anche di utilizzare un'altra tipologia di filtro che hanno realizzato, che va inserito qui, che ti permette di ottenere delle atmosfere molto particolari. Ecco degli esempi per farti capire.
come puoi notare, questo elemento del kit filtri Freewell ti permette di creare delle atmosfere interessanti, effetto leggermente appannato, sia sulle riprese video che sulle fotografie. Questo filtro incide con una densità di uno stop e può funzionare in abbinamento anche con gli altri filtri, quindi con l'effetto filtro variabile. Ovviamente il fatto che viene applicato all'interno poi ti permette di utilizzare gli altri filtri da abbinare davanti. Una volta terminata la tua sessione fotografica o video, non hai nemmeno la necessità di togliere tutto per mettere il tappo all'obiettivo, che non ci sta, lo sai benissimo, ma basta utilizzare il loro tappo, che è anch'esso un anello magnetico in alluminio con la scritta Freewell in vetro. Vai qui, si aggancia e hai l'obiettivo protetto. Io ho questo kit da un paio di settimane, l'ho già utilizzato in tanti contesti, quindi adesso ti metto qualche clip dove ti faccio vedere come l'ho utilizzato. Ed eccomi in questa situazione un po' particolare, scena molto luminosa, tanto che io ho dovuto impostare un'apertura di f10, un 125esimo di shutter speed e di ISO 100 su 200 nativi della cam per riuscire a compensare questa situazione luminosa, e sono comunque leggermente sovraesposto. Tuttavia il kit della Freewell mi viene in aiuto ed inizio proprio con l'elemento di base, eccolo qui, il filtro da uno stop, che vado subito ad inserire e mi porterà dei vantaggi. Ho corretto infatti la leggera sovraesposizione, ma non mi va bene comunque con l'apertura diaframma f10 e un 125esimo di shutter speed. Per questo motivo vado a sfruttare il filtro variabile da 2-5 stop che ho qui, eccolo, vedi. Vado ad applicarlo seguendo le istruzioni date dalla Freewell, quindi andiamo ad applicare il filtro e adesso andiamo a vedere come funziona. Vedi che ruotando vado a scurire la scena, l'ho impostato a 5 stop e vado a fare le correzioni. Inizio con correggere lo shutter speed, un 60esimo, e poi apro il diaframma. Ok, l'istogramma mi dice che dovrei essere a posto così e sono ad f4. Benissimo, ho l'esposizione ideale per le riprese. Volendo potrei utilizzare anche l'anello da 6-9 stop, ma non è necessario in queste condizioni. Però c'è un'altra cosa che mi interessa, quel cielo con quelle nuvole. Potrei sfruttare un polarizzatore per enfatizzare il cielo. Grazie ancora a questo kit filtri della Freewell posso intervenire con il filtro ND32 polarizzato che si trova nell'anello da 6-9 stop girandolo. Però per applicarlo devo prima togliere l'elemento di base, quindi vado a togliere l'anello da 2-5 stop, elimino l'elemento di base e vado ad applicare l'anello da 6-9 stop, però posizionato nella modalità ND32 polarizzato. Non serve allineamenti, lo applico, l'esposizione è corretta, quindi va benissimo, però guarda cosa posso fare col polarizzatore. Ecco, ho enfatizzato, si è leggermente sottoesposta un pochino, vado a recuperare un po' di luminosità, eccola qui, guarda il cielo con le nuvole è bello contrastato, prima era così, guarda, questa qui era la scena iniziale, non c'è polarizzazione in questa scena, utilizzando il polarizzatore viene fuori tutto il dettaglio sulle nuvole e sul cielo che è molto più blu intenso. È indubbio il fatto che questo kit della Freewell è decisamente versatile, ti torna buono, ti aiuta in tantissimi contesti. E siamo arrivati alla fine anche di questo video, spero ti sia piaciuto, ti invito a condividere questo video se conosci delle persone alle quali potrebbe interessare una soluzione di questo genere. Inoltre qui nelle note dell'episodio ti metto il link alla campagna dove potrai prenotare e avere molte più informazioni su come è composto il kit. E ormai che ci sei, ricordati di mettere un like al video, iscriviti al canale se non l'hai ancora fatto e cliccare sulla campanellina per rimanere aggiornata sulle mie prossime pubblicazioni. A me non resta che salutarti da questo posto fantastico, si sentono addirittura i cervi bramire qui sulla vallata, e noi ci vediamo al prossimo episodio. Ciao, da Alessio.